Salve a tutti Blazers e bentornati in The Escapist 2. Stavo ragionando su una cosa, nel mentre torniamo nella nostra prigione halloweeniana. Che senso ha che un oggetto per la nostra missione sia localizzato sotto, nella sala più sicura della prigione, detenuta dalla polizia? E inoltre questa porta. Io personalmente ho un'unica spiegazione, ragazzi. La spiegazione è che nel mentre mi è stata assegnata la missione, l'oggetto sia stato messo in un desk a caso della prigione, ma le guardie hanno requisito proprio quel desk portandolo nel tavolo di contrabbando. Ok, aspetta, questo mi fa molto comodo. Questo è quello che abbiamo visto all'inizio nell'introduzione. Potrebbe essere un luogo appunto dedicato alla fuga? Potrebbe essere sì. Allora, dobbiamo prendere quindi penso una zucca, la mettiamo qui e intaglio le zucche. Tutto qui? Quanto ci vuole intagliare questa zucca? Perché io non sto capendo niente, raga. Beh, intanto ne ho messa via una, però... Guardalo, Tutankhamon, che è venuto al posto di lavoro, ma non si ricorda che gliel'ho fregato. Però forse te lo rendo, perché mi sembra un lavoro proprio di merda. Cioè, non funziona. Mi sa che non funziona, raga, non capisco. Dobbiamo uscire e rientrare, va? Ok, vedi che in teoria la intaglia in un attimo. Quindi sì, ero buggato, proprio. Raga, non ho capito. Comunque, in qualche modo, per il momento l'abbiamo fatto. Ora è inutile perdere tempo. Devo fare fuori una guardia per avere la chiave rossa, perché in fondo l'oggetto che cerchiamo è in quel desk. Sono costretto a prenderlo, non ho molta scelta. E perché mi sono spariti i cuscini e lenzuola? Ma da tutti. Intanto mi serve il borotalco per fare l'impasto e non mi ricordavo che è ora di ginnastica. Ma gente bonina, aspetta. Grande Tirlos che ha il borotalco, ottimo, è quello che cercavo. Quindi io con il borotalco e il tubetto di dentifricio posso farmi quello che voglio e poi con il paletto uccidere la guardia. Dov'è l'agente Bonin a questo punto? Perché sarebbe il caso di farlo fuori. È qui l'agente Bonin, ma sta salendo. E quest'altro sta scendendo, quindi ci sta comunque. Ok? Raga, devo riuscire a farlo fuori. Ok, occhio, occhio che mi fa malissimo. Vai. Ok, raga, ce l'ho fatta. Prendi la chiave, prendi l'accendino, assolutamente. Fai l'impasto. Prendi, metti via, scappa, scappa subito. A questo punto devo trovare inchiostro e candeggina se voglio fare l'abito da poliziotto. Questa roba evadi? Forse qualcuno qui può prepararmi per questo? C'è un... Ho trovato un metodo di evasione con la bara? Già una volta c'eravamo finti morti, ma entrare in una bara vera e propria è abbastanza estremo come... Raga, apparentemente il karma è proprio una brutta persona. Se fosse una persona. Perché ho cercato ed effettivamente è un bug riconosciuto. Questo lavoro non si può fare. Lo dobbiamo cambiare di nuovo. Oh shit. Sì, dobbiamo farlo. Un po' me lo merito visto come l'ho conquistato. Però ora la domanda è: sarà ancora libero l'altro lavoro? Yes. Quindi scendiamo, raga. Perfetto. Lavoro cambiato. Lo devo fare subito? Ma stai scherzando? Intanto andiamo a riposare, ragazzi. Tirai qualcosa di interessante. L'inchiostro. Attenzione. Allora qui cambia tutto, sai, Tier. Allora, nel frattempo iniziamo a produrre la chiave. Quindi accendino pettine. Ok. Prendo la formina. Chiave rossa. Ok, questa ce l'abbiamo, la molliamo qui. Ho gli ingredienti per fare il vestito e ho anche il sacco da contrabbando. Quindi ragazzi, si può fare. Sembra incredibile, ma potremmo farcela. Non parlo prima del tempo, ragazzi, non parlo. Allora, prendi sta borsa dei regali vuota. Cosa devo fare esattamente? Devo craftarli? Quindi facciamo... C'è un occhio, mi ha dato un occhio. Ma che schifo, raga, che è sta roba? Ah, è per fare dolcetto scherzetto. Quello sarà lo scherzetto, immagino. Quindi gli facciamo uno scherzetto, giusto? Ok. Bene, e ora devo andare dai tizi in maschera? Tipo lui? Ah sì, guarda, devo consegnargli a lui, a quanto pare, che poi li va a dare alla gente. Ah no, sono invece i miei compagni di carcere ai quali faccio i doni. Ok, è carina come cosa. Ciao Giuliano, tieniti questo. Non è il lavoro della vita, però è veloce. Ci dà 60 monete tra poco. E soprattutto non è buggato. Che non lo butterei esattamente via. Doccia già fatta, molto bene. Ora fruttiamo il tempo, più il tempo libero che ci sarà, per andare a fare quello che dobbiamo fare. Quindi ragazzi, mi prendo questo e mi prendo la chiave e il sacchettino da contrabbando. Dobbiamo portare fuori quegli oggetti. Ragazzi, ci mettiamo qui, mi tolgo questo vestito normale, vestito da poliziotto. Lo indossiamo, sembra una guardia, ho tutto l'indispensabile, proviamola. Salve colleghi. Sì, salve, salve. Devo solamente entrare qui un attimo, tranquilli. Cos'è sta roba? Boh. Vabbè, rubiamo, raga. Guarda, vestiti imbottiti, accendini e rotolo. Ok, ho tutto ciò che mi serve. Sì, se scarpe nuove esco, salve, me ne vado subito. Mio Dio, raga, mio Dio, tempo libero e ce l'abbiamo fatta. Sì, mi devo nascondere assolutamente, anzi, metti via questi, prendi al volo questi qui. Facciamo al volo questa,
e l'andiamo a mettere subito al sicuro. Ma con i vestiti imbottiti e l'arma saremo già in grado di completare la missione, direi, alla grande, perché queste ci difendono un botto e le indossiamo. E l'arma farà molto male. È arrivato il momento di fare a pezzi un nostro compagno detenuto. Poveretto, che fine orribile che farà. Però la missione è così, che ci devi fare? Merda, se esco mi faccio vedere da qualcuno, però. Ok? Fatti ammazzare, Blue Wayne. Raga, sta scappando. Maledotto. Vieni qui. Vieni qui. Preso. Ok, cosa devo fare? Niente, lo devo solamente eliminare. Ok, ho fatto. Tier madonna, questa missione mi è costata tantissimo. Ma cosa vuoi? Lo sapevi che c'è una cripta sotto al cimitero? A quanto pare c'è un passaggio segreto. Secondo gli zombie si può aprire con una chiave. Ho perso un libro sull'occulto. Potresti trovarlo. Quindi non è neanche la bara. Si tratta della cripta chiusa. Quindi quel dove abbiamo visto i vadi non servirà. Devo solamente prendere questo libro. Allora, io direi che l'ascia ce la teniamo, perché, cioè, fighissima come cosa. Allora, prima di continuare la missione, ce ne andiamo a fare il nostro lavoro. Tanto è già tutto pronto. Cioè, raga, se devo entrare in una cripta di un cimitero, io mi gaso un botto. Cioè, ci sta un sacco come roba di Halloween. Ok, lavoro fatto. Ora, ragazzi, dov'è il libro per l'occulto? Mi pigli per il culo? Mi pigli per il culo? Devo andare di nuovo lì sotto? Ok, sono tornato a essere una guardia. Ho tutto? Sì. Andiamo, raga, andiamo. Comunque i fantasmi rubano le lenzuola, a quanto pare. Cioè, figa come cosa. Sali, bella collega, bella lì. Sì, devo vedere il tuo tavolo, dove è appunto questo libro dell'occulto. E anche questo che mi interessa decisamente tanto. Quindi io avrei preso questo. Non fatevi troppe domande, che me ne vado subito, ok? Ciao. Mio Dio, ragazzi, mio Dio. Questa prigione mi farà impazzire. Tirlos, beccati anche questo paletto. Cioè, è pieno di robe illegali. Se lo controllano, gli fanno un culo che la metà basta. Ma è arrivato il momento di andare a cena. Siamo molto vicini a scoprire il segreto. Davvero molto, molto curioso. Dov'è però il mio compagno di merende? Vieni qui, tieni questa. Crea un diversivo dura... No, non è questa la missione. 7 su 8. Ricordi il passaggio segreto di cui ti parlavo? Potrei aver rimediato la chiave per aprirlo, ma ne parleremo più tardi, infame. Puoi costruirmi una pala fragile, voglio liberare altri non morti dal cimitero. Io direi di farlo subito prima che requisiscano i desk e portino di nuovo tutto di sotto. Sarebbe un disastro sto giro, eh. Ok, sta tutto al piano di sopra, apparentemente, quindi andiamo subito. Subito proprio. Guardia, ti prego, lasciami stare. È anche tempo libero, fatti i cavoli tuoi un po'. Salve, sì, non ho fatto nulla, tranquillo. Fatti i cavoli tuoi, t'ho detto. Ok, facciamo subito questa pala. Togliamoci il pensiero e il problema. Controllano in continuazione queste guardie maledette. Se mi sgamano è un casino. Grazie tavolo di trichecco. Stai qui, Tier, stai qui, stai qui. Ti do subito la pala, aspettami. No, non voglio andare in giro con la roba illegale. Tieni, tutto tua. Ok. Ragazzi, ultima parte della quest, quindi. Sì, sì, vieni qui, dove non ci può sentire nessuno. Però non riesco a interagire così. Che succede? Se mi costruisci un tirapugni super, potrò proteggere gli zombie per sempre. Che problemi hai, Tier? Che problemi hai? Falle, ti darò la chiave per il passaggio segreto. Ti basterà infilarti con la chiave in una bara. Ah, in una bara a nord-est del complesso e potrai fuggire attraverso la cripta. Tutto qui? Non mi servirà niente? Ovviamente accetto. Ottieni tirapugni, ottieni modulo di energia. Devo andare nelle celle, sì. Yes, yes, andiamo. Non devo craftarmeli, quindi li devo solo prendere. Modulo di energia, preso subito. E già, questa cosa mi fa contento. Tier, resta in zona, perché arriverò in men che non si dica. Questa non è la tua cella, quindi non ti importa. Perfetto, tirapugni preso. E ora dell'appello, mannaggia tutti quanti. Tier mi ha dato la chiave. Chiave del passaggio segreto. Ragazzi, non so se è una cosa saggia, ma proviamo a farlo subito. Non ho pazienza, voglio scappare subito, ragazzi. Equipaggiamola. Quindi devo solamente andare qui dentro, giusto? E vadi. Ragazzi, mi sa che è fatta. Quindi siamo in una bara. E qui c'è una guardia zombie che dice: ah, questa bara è chiusa, devo aver perso un detenuto. Ci ha seppelliti sotto la... Oh mio Dio. Ok, ora che siamo nella cripta? Posso uscire? Non è che mi ha fregato? La serratura? Sì, ho la chiave, giusto? No, raga, con i pipistrelli e tutto quanto. Vai, esci, esci, esci. Fuori dalla prigione usciamo da un tombino.
Ma che figata di fuga, raga. Ok, stavamo per fare una brutta fine, ma ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Questione di tombe, metodo di fuga è stato difficile e complicato da quel fatto, infatti ci prendiamo una bella meritata. Quell'oggetto portato nel tavolo di contrabbando mi ha fatto sudare freddo, ma ce l'abbiamo fatta lo stesso, è stata una figata e siamo usciti in 4 giorni solamente. Che dire ragazzi, spero che questa speciale prigione di Halloween vi sia piaciuta. È di nuovo tutto per The Escapist 2, ovviamente usciranno dei DLC più avanti, starà a voi dirmi se li vorrete sul canale. Io ho voluto fare questa prigione perché ragazzi, questo gioco mi piace troppo e l'idea di fare la prigione halloweeniana mi gasava un sacco, quindi vada come vada sono molto contento di averlo portato. Detto ciò ragazzi, noi ci salutiamo, un saluto da Eren Blaze, ciao a tutti. Wow.